Ma me la ricordo la prima volta in mini moto, direi. Ho detto proviamo ad andare a fare un giro. Quindi sono uscito, sono andato lì e quel giorno la pista era chiusa. Però c'era il proprietario, lo vestiamo con una tuta proprio da meccanico vero, guantoni, casco. Messo sulla moto, lui tutto pronto a reggere in piedi, invece ricordo che tuo bambino è salito su, ha portato gas e è partito. Poi con Marco c'era un momento particolare, bellissimo, che a un certo punto della giornata mi faceva allora va. Ecco, in quel momento di allora va, io lì potevo, lui era dedicato a me, ascoltava quello che dicevo, lì potevo dire tutte le cose che volevo. Che poi magari a volte faceva finta di non sentire, però recepiva tutto, aveva una mente che elaborava veramente tutto. Quello era il momento più bello, quando mi faceva allora va. Marco era felice, quindi questo noi è una forza che ci dà esagerata. Rimpianti zero, c'è solo rabbia, in parte perché Cristo queste cose non dovrebbe permettere. Cioè non dovrebbe permettere di far morire i figli prima dei genitori, perché è un dolore inspiegabile, è una cosa che ti uccide.